Oltre 500 i partecipanti che si sono sfidati sul tracciato immerso nella natura, come la bellissima salita di Monte Faggeto. È stato questo lo spettacolo della sesta Marathon dei Lupi Parco dei Monti Aurunci, organizzato dall'ASD Mountain Bike Pico Lupi degli Aurunci, con il sostegno dell'ente parco e del comune di Pico. Un percorso lungo 55 km per 2000 metri di dislivello che ha preso il via dalla piazza dell'ufficio postale di Pico per salire fino alle bellezze del parco. Ad aggiudicarsi la gara maschile è stato Martino Tronconi della Attitude Nikex Racing Team. Oggi sono riuscito a vincere qui a Pico, marathon veramente bellissima, percorso se ne trovano veramente pochi sia a livello paesaggistico che a livello tecnico. Una marathon veramente completa, salite lunghe, discese tecniche e niente da dire, complimenti agli organizzatori. Un tracciato che ha fatto sudare ma anche divertire gli atleti. La prima a tagliare il traguardo tra le donne è stata Sabrina Di Lorenzo della Pro Bike Racing Team. Il percorso era stupendo perché la temperatura era ottimale e tra l'altro dato che ieri ha piovuto era molto viscido, quindi era fondamentale saper guidare la bicicletta in discesa. E è stato un percorso che mi è piaciuto tanto, io questo appuntamento non lo salto mai perché è uno tra i percorsi che adoro di più e faccio i complimenti agli organizzatori per l'ottima riuscita. L'obiettivo dell'evento è stato quello di diffondere la cultura della mountain bike e far conoscere le tante bellezze distribuite sul territorio. Una straordinaria giornata di sport qui a Pico, nel territorio degli Aurunci, la salute, il benessere, lo sport e soprattutto la promozione del territorio. 500 atleti che vengono nel nostro paese è un orgoglio per noi, per il sindaco, per il comune, per tutti. Pico è un piccolo centro, ma è un centro che adesso si sta dimostrando un punto di eccellenza per lo sport, ma anche per la cultura e per il tempo libero. Quindi noi non possiamo che essere orgogliosi, quindi faremo altre manifestazioni di questo genere, anche perché noi abbiamo anche il rally e per non dimenticare la cultura con Tommaso Landolfi, quindi venite a Pico.